settimana all'altra. Sembrava un'altra squadra stasera. Sì, perché all'andata devo dire che la Ternana, soprattutto il primo tempo, ci ha messo in grandi difficoltà. E quella forse è stata la chiave per capire che dovevamo fare una partita diversa, nel senso che se aspettiamo l'avversario, se non abbiamo l'inerzia della partita, la perdevamo questa partita. Invece abbiamo fatto una partita molto aggressiva, abbiamo corso in avanti, abbiamo dato fiducia e di conseguenza poi la squadra l'ha interpretata benissimo, facendo una grandissima prestazione. Cosa pensavo di Cesare? Ma di Cesare io gli dico sempre che forse ha sbagliato ruolo, perché è stato veramente determinante. 41 anni, oggi era il suo compleanno. Giocatori così, secondo me, ce ne sono pochi. Gli faccio veramente i complimenti perché è l'anima di questa squadra. Se il 15 aprile, quando gli è arrivata la chiamata per allenare il Bari, e adesso lo dà il microfono del foro, se non sentiamo niente nessuno. Ah, pianato. No, sì, mister, volevo sapere qual è stato secondo lei il passaggio chiave di questi play-out. Ma ripeto, la mentalità di andare a prendere l'avversario con coraggio, con forza, senza avere timore, senza avere paura, anche perché avevamo solo un risultato, era quello di vincere. La squadra, ripeto, l'ha interpretata bene, sapendo che la Ternana è una squadra giovane, è una squadra che ti può mettere in difficoltà, però se gli blocchi, diciamo così, in origine già le soluzioni che possono iniziare da dietro, giustamente hai dei vantaggi. È quello che ha fatto la squadra. Infatti Benali è stato molto bravo ad attaccare uno dei due braccetti, siamo sempre saliti, abbiamo sempre corso in avanti. Poi avevamo punti di riferimento. Quando una squadra ha i punti di riferimento, gli semplifichi un po' tutto, e poi la qualità sicuramente poi lì, e l'esperienza anche, ha dato i suoi frutti per la vittoria. Sì, mister, se il 15 aprile, quando l'hanno chiamata per allenare la prima squadra, gli avessero detto il Bari giocherà in play out, nel ritorno andrete a Terni e vincerete una partita in trasferta in questo modo, dopo tanti mesi, da ottobre il Bari non vince in trasferta, lei ci avrebbe creduto a questo epilogo, soprattutto vista la situazione quando è stata chiamata? Ma guarda, io insieme allo staff, infatti colgo l'occasione per ringraziare anche lo staff, perché non sono solo io, abbiamo lavorato insieme, abbiamo condiviso tutto, ci abbiamo messo anima e cuore per raggiungere l'obiettivo. Non è facile, soprattutto in una piazza come Bari, che l'anno scorso ha sfiorato la Serie A per due minuti. È una piazza importante, la retrocessione era un disastro per tutti. Mi dispiace anche per il mio amico Breda, che ho giocato insieme a Salerno, bravissima persona, però il calcio è questo. Quando sei lì, in quel mese lì, hai tanti pensieri, perché non è facile gestire una situazione dove ci sono stati tre allenatori, la squadra ha avuto tre metodologie diverse, era una situazione complicata. Per fortuna siamo riusciti a portarla in porto con grande sacrificio. Mister, innanzitutto complimenti, perché oggi avete fatto una partita perfetta. Vi chiedo quando ha capito che appunto oggi potevate farcela, perché parlando a microfoni spenti un po' hanno detto l'ingresso della squadra in campo con i tifosi di casa che vi hanno anche caricato, diciamo, fischiandovi, però allo stesso tempo vi hanno dato la carica che oggi serviva. Ma noi in squadra abbiamo giocatori che hanno un'esperienza importante, no? Sono giocatori che hanno vissuto queste partite, hanno fatto dei campionati importanti, rispetto alla Ternana, che effettivamente è una squadra molto giovane, con un giocatore sicuramente interessante. Per cui queste partite, chi ha tra virgolette anche una certa esperienza, le sa gestire meglio. La chiave, ripeto, è stata che la Ternana, e lo ripeto, ma è la verità, a Bari ha fatto un primo tempo che meritava di vincere, di fare due gol, ma non lo dico perché è la verità. Riguardando la partita, ci siamo resi conto che se avessimo fatto la stessa partita qui
a Terni, non riuscivamo a vincerli, invece abbiamo cambiato proprio i codici di gioco, sapendo che c'era un risultato unico, andando per... Quando tu pressi in avanti in modo organizzato, tutte le squadre vanno in difficoltà. Abbiamo visto ieri l'Atalanta, che ha vinto la Coppa UEFA, che pressavano in avanti, era da fare quella partita lì. Ultime battute, prego. Mister, va? Buonasera. Buonasera. Le chiedo... si sente, quindi evidentemente funziona. No, le chiedo, alla vigilia si pensava, insomma, perlomeno sentendo da Bari, che era un po' indeciso, non so se ha fatto pretattico o meno, se giocare con la difesa a 3 o la difesa a 4. Le chiedo come mai e il perché ha scelto la difesa a 3. Abbiamo scelto la difesa 3 perché abbiamo cercato di accoppiare i giocatori, di fare un certo tipo di gioco uomo contro uomo, per semplificargli un po' le cose. Infatti Ricci, Dorval andavano uomo contro uomo sui loro due quinti, i centrocampisti idem, era il Benali della situazione che ha spostato un po' l'ago della bilancia. Benali ha messo in crisi tutta la è stato bravo, perché oltre ad avere delle qualità poi è stato bravissimo tatticamente, giocatore importante, per cui l'avevamo studiata così, ma era l'unica soluzione, perché ripeto, se avessimo giocato come all'andata qui a Terni non era assolutamente facile. Mister, posso chiedere adesso il suo futuro? Come? Posso chiedere il suo futuro, perché sappiamo che a primavera va a fine ciclo, quindi lei che intenzioni ha adesso? Ma guardi, sinceramente adesso non ci penso minimamente, te lo dico veramente con sincerità, perché è stato un mese veramente difficile, duro, alla fine meno male che abbiamo raggiunto l'obiettivo, per cui per 10-15 giorni non voglio pensare a niente, poi si vede, ma mi interessa relativamente. Grazie signori.